César Rodriguez, di 27 anni, il 10 gennaio 2006 era andato a comprare un po' di cibo, in special modo dello yogurt, uno yogurt che piaceva molto alla famiglia. Sua moglie, Nixalis Santiago, stava aspettando a casa, insieme ai figli, ai 6 figli. Non tutti però erano figli di César Rodriguez, anzi, praticamente nessuno era figlio biologico di César Rodriguez, di 27 anni. Tra di loro c'era anche Nix Mary Brown. Santiago e Rodriguez trattavano in modo molto diverso Nix Mary. Comunque, César quella giornata l'aveva passata sorridendo, aveva finito il lavoro, aveva ottenuto un po' di soldi e perciò era andato a fare spesa per cenare insieme alla famiglia. Ma la famiglia per lui era composta dai 5 figli e da Santiago, ma non da Nix Mary Brown. Ritornato a casa, tutti stavano aspettando con ansia. Santiago, vedendo quello yogurt, gli disse che voleva mangiarlo, ma César ancora non voleva, prima voleva cenare, poi prendere lo yogurt come dolce. Per questo motivo aveva messo tutto quanto in frigo. Finalmente, dopo la cena, César e Santiago erano pronti per quello yogurt, ma a quanto pare Santiago aveva avuto un problema, ne mancava uno. Quindi qualcuno avrebbe dovuto rinunciare al dolce. E ciò fece molto arrabbiare Rodriguez. Si stava chiedendo chi fosse stato, ma un po' aveva già in mente chi incolpare. Così andò prima dai suoi figli, chiese loro chi poteva essere stato, e uno di loro rispose che era stata Nix Mary Brown, di soltanto 7 anni. Anche la madre, Santiago, disse che era stata Nix Mary, una donna di 27 anni che accusava la sua stessa figlia di aver rubato un semplice yogurt. Per questo motivo César andò da lei e cominciò a dirle se fosse stata veramente lei, ma quelle domande erano abbastanza così per fare, cioè. In realtà non gliene importava più di tanto, lui aveva già dato la colpa a Nix Mary. Prendendola per il collo, infine, l'aveva rinchiusa nella stanza sporca, The Dirty Room, una stanza in cui metteva i figli per punirli, ma non punizioni normali, punizioni molto molto brutte. Specialmente a Nix Mary venivano inflitte le peggiori delle punizioni. Ma non era finita, quella notte era successa un'altra cosa. La stampante di César Rodriguez non funzionava. Era ancora arrabbiato, era di nuovo arrabbiato. Questa volta cos'era successo? Anche in quel caso chiese prima ai figli e poi a Santiago. Stavolta però i figli non parlarono, non sapevano cosa dire. Invece Santiago sì, aveva di nuovo dato la colpa a Nix Mary. È stata lei, lo sai com'è. Lei è il diavolo, è una bambina incontrollabile. Perciò César andò ad aprire la porta della stanza sporca. E da lì era cominciato l'inferno di Nix Mary. Questa è una storia che ha sconvolto New York, ha sconvolto il mondo, non soltanto New York. Si è svolta a Brooklyn. Nel 2006 tutto è stato scoperto, tutti hanno saputo cosa succedeva veramente in casa, nella casa di César Rodriguez e Nixalis Santiago. È una storia a dir poco sconvolgente. Io a raccontarla stavolta ci ho veramente impiegato tanto, il video l'ho registrato tante, tantissime volte perché è veramente tanto pesante. Quindi, se siete pronti, possiamo continuare con questo video. Verranno dette tante cose, verranno svelate delle cose alquanto atroci. Se invece non siete pronti, queste cose atroci potrebbero veramente farvi male. Quindi vi consiglio assolutamente di cercare un altro video. Su YouTube ci sono tantissimi video che potete vedere. Se siete persone sensibili, è meglio non continuare oltre. Benvenuti o bentornati su Cose che non vuoi sapere. Avere dei figli non è una decisione che va presa alla leggera, è una decisione molto molto importante. È vero, magari quello che vi sto dicendo sembra alquanto scontato, ma non lo è per niente. Tante persone hanno figli perché spinti dal giudizio degli altri, dal giudizio per esempio dei parenti. Quante volte alcuni parenti, se siete già adulti, magari siete anche sposati o fidanzati, quante volte i parenti sono venuti, i genitori sono venuti da voi e vi hanno detto: dai cavolo, devi fare i figli, forza, ora è il momento. Come se fosse una cosa naturale, una cosa normale, come se bisognasse per forza farli. Sicuramente tante, come è capitato anche a me dopo tutto. Ma ragazzi, fare figli non è uno scherzo, questa è una cosa che tanti non capiscono, specialmente gli adulti che si aspettano figli dai loro figli. Farli è un'importante lezione di vita anche. Vuol dire che dovrete imparare tantissime cose, vuol dire che fallirete, vuol dire che avrete difficoltà. E non c'è alcuna vergogna nel dire che non li volete, non c'è alcuna vergogna nel dire che i figli sarebbero impegnativi e per questo motivo volete evitare, non soltanto per voi, ma anche per loro, di creare un ambiente, una vita troppo difficile. Eppure non tutti lo capiscono. Tanti addirittura fanno figli soltanto per poter
poterli sfruttare in un futuro, per poter utilizzare questi bambini in modo da ottenere qualcosa, ottenere una vita migliore, per esempio, come stava facendo una certa Nixalis Santiago. All'età di 17 anni era scappata da casa dei suoi genitori. Più che scappata, aveva semplicemente detto che voleva andarsene, non ne poteva più. I genitori ovviamente erano contrari a una roba del genere, non volevano assolutamente che una minorenne se ne andasse in giro in quel modo. Perciò alla fine aveva optato per la fuga, ma sempre tenendosi in contatto per un po' con loro. Lei aveva un piano nella vita, era una persona anche abbastanza problematica, una persona che poi era stata anche rinchiusa in psichiatria per un certo periodo di tempo da adulta, ma questa è un'altra parte della storia. Lei aveva un piano, voleva assolutamente avere dei figli e stare con degli uomini. Questo era il suo grande piano per potersi mantenere senza dover fare nulla. Per questo a 17 anni era scappata di casa con un uomo molto più grande di lei, un uomo che voleva sfruttarla, ma in realtà stava venendo sfruttato da lei. Di lui era rimasta incinta dei primi figli, per questo motivo l'uomo era stato obbligato a tenerla con sé, pagare il più possibile alimenti, eccetera. Ma dopo un po' quest'uomo si era stufato e Santiago però non voleva mollare, lei aveva troppo da perdere, aveva i figli da mantenere e voleva assolutamente continuare con il suo stile di vita, dove non lavorava e stava a casa mentre suo marito o il suo ragazzo guadagnavano soldi. Per questo motivo era passata al prossimo uomo e anche da lui aveva avuto dei figli. In questo modo era riuscita a sopravvivere ancora per anni, per ben 10 anni, pensate, che ha saltato da un uomo all'altro, sfruttandoli, facendo anche figli con loro, arrivando alla cifra di 6 figli. Il penultimo uomo con cui era stata era un certo Edward Brown. Quando nel 98 si era messa con questo Edward Brown, aveva in grembo Nixalis Brown. Brown infatti è il cognome proprio di questo Edward. Nel 99 Nixalis era nata, una bellissima bambina che si aggiungeva alla cerchia dei fratelli e sorelle che c'erano già presenti. Edward Brown si era occupato per ben 2 anni di Nixalis. In quei 2 anni aveva avuto una vita bellissima la bambina. Si divertiva, aveva un padre che le voleva bene, però la madre era molto strana. A volte sembrava provare quasi gelosia per lei. Più vedeva il padre felice con Nixalis, più lei provava qualcosa, cresceva dentro di lei un fuoco, come se le cose che stesse vedendo non andassero bene, come se l'amore che Edward Brown stava dando a Nixalis non fosse corretto. Forse Santiago voleva per lei tutto quell'amore, ma come sappiamo Santiago stava sfruttando Edward Brown, quindi perché in quel momento cercava amore? La gelosia era arrivata a livelli molto alti, Santiago litigava spesso con Edward Brown, diceva che dava troppe attenzioni a Nixalis. Infine Edward era stato arrestato per degli addebiti non leciti, sul suo conto in banca erano arrivati soldi che probabilmente non avrebbero dovuto arrivare, l'uomo forse era invischiato in cose losche, ma questa parte non è stata molto approfondita dalla polizia e non si sa bene, dopo un po' di anni era anche uscito di prigione. Così Santiago era andata via anche da lui, non aveva però una casa dove stare, per questo era andata in un rifugio per senza tetto. Proprio in questo rifugio, con tutti i suoi figli al seguito, aveva conosciuto Cesar Rodriguez. L'amore sembrava essere sbocciato molto in fretta, ma in realtà quello non era amore. O meglio, Cesar forse provava un po' di amore, ma Santiago assolutamente no. Lei aveva bisogno di un posto dove stare, così infine aveva cominciato un'altra vita da sogno, stavolta dentro però un piccolo appartamento. Cesar non era molto ricco, Santiago l'aveva scoperto un po' tardi, e quindi per un certo periodo aveva cominciato a provare un po' di odio verso quest'uomo. Ma l'odio era completamente sparito quando aveva cominciato a vedere come Santiago si comportava con Nix Mary. All'inizio sembrava aver accettato tutti i figli, sembrava contento. Poi però, dopo un certo periodo che erano andati a casa sua, le cose erano cambiate drasticamente. Aveva cominciato a prendersela con tutti i figli per quello che accadeva in casa, in special modo con Nix Mary. Ad un certo punto i fratelli e le sorelle avevano capito una cosa, che dare la colpa a Nix Mary per quello che accadeva era molto molto più semplice che affrontare i propri errori. Ma dopotutto erano bambini, questo loro non potevano capirlo. Santiago stessa diceva a loro che era più facile incolpare Nix Mary. Rodriguez si arrabbiava facilmente al minimo errore, lui voleva la casa pulita, la cena pronta, insomma era un uomo che pretendeva il più possibile. E Santiago era contenta di dare a quest'uomo, anzi era felicissima, perché aveva visto che non dava amore ai suoi figli e dava amore soltanto a lei. Santiago non era stabile mentalmente. Da lì era cominciato l'inferno per i bambini e in special modo Nix Mary, come detto prima. All'inizio si arrabbiava con loro, c'erano delle briciole per terra, si arrabbiava, se la prendeva con loro. Li rinchiudeva in una stanza chiamata The Dirty Room, la stanza sporca. Questa stanza era fatta per le punizioni, ma ci arriveremo tra un attimo.
I bambini dopo un po' erano veramente stufi, ma avevano capito una cosa, che César Rodriguez provava un odio profondo per Nix Mary, proprio come Santiago provava un odio profondo e una gelosia profonda per lei. Pensate che aveva fatto di tutto per avere Nix Mary. Santiago doveva abortire in realtà, perché il padre biologico di Nix Mary non la voleva e Santiago si era arrabbiata, aveva detto perché non la vuoi, lei è nostra figlia, sarà bellissima, sarà la migliore. Aveva fatto dei discorsi molto profondi per tenere Nix Mary. Perciò alla fine era scappata da quest'uomo mettendosi con Edward Brown. Aveva lottato fino in fondo per poterla avere e ci era riuscita, l'aveva avuta. Ma dopo un po', come detto prima, aveva cominciato a provare gelosia. Perciò aveva cominciato a dire agli altri figli di dare la colpa a Nix Mary per tutto quello che facevano. Per qualunque errore bastava dare la colpa a Nix Mary. Non c'era problema, in questo modo avrebbero risolto tutto. E piano piano César Rodriguez ha cominciato a prendersela tanto ma tanto con lei. Nix Mary così all'età circa di 6 anni aveva cominciato la prima scuola. In quel periodo il padre non aveva ancora mostrato tutto il suo odio. A volte puniva Nix Mary, a volte la colpiva, ma non così forte da sembrare un mostro. No, per allora non ancora. Nix Mary era brava, era molto brava, era una bambina veramente sorridente. A lei piaceva imparare, lei amava imparare. In casa cercava dei libri, perché a volte prendeva i libri anche dei suoi fratelli e delle sorelle, perché lei voleva sapere più cose possibili. In più in casa si parlava spesso lo spagnolo, ma lei voleva imparare l'inglese. A quanto pare in prima faceva fatica a comunicare con i suoi compagni. E non c'erano ancora delle lezioni di inglese che potessero aiutarla. Per questo motivo in casa cercava più libri possibili da cui poter comprendere l'inglese, i libri dei suoi fratelli che erano del tutto in inglese. La sua curiosità era tanta, le piaceva moltissimo andare a scuola. Fin dalla prima elementare, una certa Margarita Cotto aveva detto che lei era una delle bambine più brave, non saltava quasi mai i compiti. Eppure Margarita Cotto aveva cominciato anche a notare una cosa, che spesso mancava. All'inizio non erano tante le mancanze, faceva 2 o 3 settimane, poi rimaneva a casa 2 o 3 giorni, ma ogni volta che mancava, tornava più triste a scuola. Eppure cercava comunque di sorridere, cioè forzava un sorriso. Margarita e anche altri insegnanti avevano notato questa cosa e si stavano chiedendo come mai. Però per allora ancora non si vedevano i segni degli abusi di César Rodriguez. Lui intanto, vedendola una bambina così attiva, una bambina così felice, non si trovava affatto bene. Per lui quelle cose non andavano bene. E piano piano ha cominciato a trovare il minimo difetto per poterle far del male. Con minimo difetto intendo in qualsiasi cosa lei facesse. Magari stava pulendo il tavolo dopo la cena, non andava bene, doveva pulirlo in un certo modo. César decideva in che modo lei doveva pulire. Così alla minima cosa la portava nella stanza sporca. Ma cos'era questa stanza sporca? Beh, era una stanza che veniva utilizzata soltanto per punire i bambini, ma dopo un po' di anni era diventata la stanza peggiore dove mettere soltanto Nix Mary. Era diventata la stanza personale di Nix Mary. Ormai non c'entrava più nessuno tranne lei. C'era una lettiera. In quella lettiera Nix Mary doveva fare i suoi bisogni e la pipì. Era una lettiera per i gatti. Esatto, lui la costringeva a fare i bisogni lì. Il letto era completamente distrutto, praticamente era rimasta solo la rete e Nix Mary doveva per forza dormire lì. All'interno c'era anche una sedia in cui lei veniva legata. Ma questa sedia è stata utilizzata un po' di tempo dopo. Il primo anno le punizioni non erano così tanto gravi, come detto prima, da definirlo un vero mostro, ma dal secondo anno le cose sono peggiorate. Margarita Cotto, sempre questa maestra molto premurosa, aveva notato che nel secondo anno addirittura andava 2 o 3 volte a scuola, al mese quasi. Dopo l'inizio della scuola a novembre non aveva avuto quasi più notizie di Nix Alice. Cosa stava succedendo? Perché non si faceva vedere? E quelle poche volte che si era fatta vedere prima di novembre era sempre stata piena di lividi, graffi e il suo sorriso si stava spegnendo lentamente, poco a poco. Questo perché in casa stavano succedendo tante, tantissime brutte cose. Nix Alice veniva rinchiusa nella stanza sporca e legata ad una sedia. Le mettevano lo scotch sulla caviglia per legarla alla gamba della sedia. Dopodiché lo scotch veniva messo anche in bocca. Dopodiché il padre cominciava a farle del male, la picchiava anche con oggetti vari, la legava poi con delle corde, stringendola sempre più forte. Queste corde le legavano le mani molto spesso, e a volte aveva le mani gonfie perché si bloccava il sangue, ma non soltanto nella stanza sporca. Ormai ogni volta che tornava a casa l'uomo trovava una scusa per poterle far del male, in qualunque momento, in qualunque stanza. Magari era in bagno, lei doveva fare la doccia, non gli importava, andava a prenderla subito, senza vestiti addosso. Molto spesso tutte queste cose partivano da sua madre, Santiago. Sua madre diceva: "Ah sì, oggi Nix Mary ha fatto quello. È stata colpa sua, io non ne so niente", mentre magari era
era stata lei a fare quella cosa. Dopo un po' non gli serviva più neanche un pretesto. Per ben 4 anni Nix Mary aveva subito continui abusi e violenze senza neanche un motivo. Si arrabbiava, andava da lei. Mancava qualcosa in casa, andava da lei. La casa non era messa come si deve, andava sempre da lei. Molto spesso le cose iniziavano da Santiago, la sua stessa madre, che ormai ci provava a gusto. Vi starete chiedendo quindi lei cosa stesse facendo in quel periodo, mentre sua figlia veniva abusata. Beh, semplicemente non faceva nulla, guardava e a volte si univa anche. A Santiago non importava minimamente, a lei interessava che la sua vita fosse perfetta e a lei interessava poi che Nix Mary stesse male, perché la gelosia stava crescendo sempre di più. A volte vedeva Cesare e Nix Mary andare nella stanza sporca insieme e rinchiudersi. E lei non pensava al dolore che Cesare stava infliggendo a Nix Mary, no, lei pensava a cosa stessero facendo insieme. Una volta li aveva beccati mentre Cesare abusava di lei anche intimamente, avete capito, no? Ecco, quella cosa scatenò una gelosia ulteriore, quella cosa portò Santiago a fare del male ulteriormente dopo la punizione che Cesare aveva dato a Nix Mary. Quindi a lei non importava praticamente nulla della sua stessa figlia. Voleva stare bene e voleva l'amore di Cesare. Era malata, aveva dei seri problemi. Rimaneva a guardare, quando voleva si univa, giusto per divertimento. Cesare quindi non si fermava soltanto alla violenza, andava oltre, andava più in intimità con lei. E ricordiamoci, aveva soltanto 7 anni quella bambina. Ma com'è possibile che per 4 anni sia andata avanti una roba simile? Qualcuno non aveva visto? Qualcuno non aveva sentito? Beh, si sentivano spesso le urla della bambina, i pianti, e anche i vicini, a quanto pare, lo sapevano. Per esempio, Nix Mary aveva un amichetto tra i vicini, un amichetto a cui a volte raccontava queste cose. Diceva che Cesare era molto cattivo e aveva paura che facesse del male anche ai suoi fratelli, alla sua madre. Lei ancora ci teneva a sua madre. Diceva che aveva paura che togliesse loro la vita e non voleva perdere la sua famiglia. Questo bambino era rimasto scioccato e per questo era andato a riferire ai genitori. Il padre, Mr. Robinson, che si è fatto avanti, si è esposto, ha mostrato la sua preoccupazione. Ha parlato più volte con Nix Mary. Ha cercato di capire cosa stesse succedendo. Nix Mary raccontava la sua storia, diceva ciò che le faceva il padre, da violenza, da abusi intimi, e questo l'aveva scioccato, era rimasto pietrificato. Per questo motivo aveva deciso di fare qualcosa, Mr. Robinson. Aveva chiamato quindi l'ACS, che sarebbe l'ente a New York che si occupa di queste situazioni con i bambini. Ma qui arriviamo a un'altra cosa veramente scioccante. Una cosa che ha lasciato tanti senza parole. L'ACS, tutto ciò che ha fatto l'ACS in quel periodo è stato praticamente inutile. Molto spesso hanno cercato di archiviare il caso, dicendo che tanto non era nulla di eccezionale, Nix Mary era in una casa perfetta, con dei genitori perfetti. L'ACS è stata la cosa meno d'aiuto, un ente che serviva ad aiutare i bambini è stata la cosa meno d'aiuto per Nix Mary. Mr. Robinson quindi ha mandato una chiamata, ma l'ACS in quel periodo, non riuscendo a raggiungere la famiglia direttamente con le telefonate, aveva archiviato il caso. E non era però la prima volta che veniva chiamata per Nix Mary. Anche altri vicini avevano mostrato la loro preoccupazione. Si stavano chiedendo perché da quell'appartamento arrivassero così tante urla, cosa stesse succedendo. Ma ancora una volta la CS, anche a quelle chiamate, aveva detto che non c'era niente da fare, cioè non avevano prove concrete, le urla potevano essere per via di un bambino che piangeva, nulla di più, nulla di meno. Per questo motivo Nix Mary ha passato tutti quegli anni dolorosi. Soltanto Margarita Cotto era però riuscita a fare qualcosa. Aveva fatto una prima chiamata alla CS all'inizio del secondo anno. Come vi ho detto prima, il primo anno era abbastanza presente, non tanto, ma abbastanza presente a scuola. Il secondo anno invece c'erano stati dei problemi, delle assenze, tante assenze. Addirittura era arrivata a fare 46 giorni di seguito di assenze. Per questo motivo la maestra si stava chiedendo cosa fosse successo, come mai non venisse. Era illegale, la bambina doveva venire a scuola. E quindi aveva chiamato la CS una prima volta. La prima volta loro avevano archiviato ancora una volta il caso, perché era stato soltanto per una settimana. Una bambina che non viene a scuola per una settimana, niente di eccezionale per loro. E questo era successo più o meno a inizio anno scolastico. La seconda volta invece, per 46 giorni, non era venuta a scuola. Finalmente la CS aveva deciso di mandare qualcuno per capire la situazione. Due persone erano state incaricate e avevano chiamato all'inizio i genitori, facendo passare ben una settimana. In casi del genere, anche solo un'ora può costare tantissimo. Loro avevano fatto passare una settimana soltanto perché non avevano risposto al cellulare. Dopo una settimana, quindi, avevano risposto a questo maledettissimo cellulare
e i genitori avevano detto che non potevano parlare. Anzi, César aveva detto che non poteva parlare perché Santiago stava male e dovevano prendersi cura di lei. La famiglia era preoccupata per Santiago, mentre in realtà César voleva preparare tutto quanto nel caso la CS fosse venuta a controllare a casa loro. Intanto la CS però, piuttosto che andare il giorno stesso, subito, dicendo noi veniamo e fine, perché loro avevano il potere di andare anche senza appuntamento o altro, così da capire veramente la situazione, ma invece di dire veniamo il giorno stesso, avevano fissato un appuntamento ancora più tardi. Il 1° dicembre era stata fatta quella chiamata. L'appuntamento era stato dato ancora 2 o 3 settimane più tardi, arrivando quasi a fine dicembre. Intanto, sempre a dicembre 2005, avevano fatto un controllo a scuola e chiesto ad alcuni insegnanti cosa stesse succedendo o come mai avessero chiamato per Nix Mary. Beh, quasi tutti gli insegnanti concordavano nel dire che Nix Mary non stava bene. Quando arrivava a scuola, è vero, sorrideva, ce la metteva tutta per sorridere. Eppure si vedeva chiaramente che era sempre più magra. Aveva lividi, tagli. Margherita Cotto aveva notato un taglio sulla testa addirittura e voleva saperne di più cosa stava succedendo. Un taglio sulla testa ad un bambino voleva dire un trauma che poteva essere molto molto grave se non curato. Beh, a quanto pare quel taglio sulla testa era stato mezzo curato e gli assistenti sociali, quando erano andati all'appuntamento, poi quando andranno all'appuntamento, scopriranno che la famiglia era andata da un medico per curare Nix Mary. Quindi cosa poteva essere quel taglio? Cosa potevano essere tutti quei tagli? Tutto quel dolore negli occhi della bambina? Questa è una foto di lei molto molto giovane, quando stava ancora con Edward Brown, il padre adottivo precedente. Questa invece era una foto più tardi. Nonostante il bellissimo sorriso che continuava a sfoggiare, si vedeva chiaramente che la sua pelle era distrutta, lei era distrutta. In altre foto era così, era veramente devastata. Sembrava quasi forzare il sorriso. Comunque sia, finalmente gli assistenti avevano trovato i genitori ed erano andati a questo appuntamento che avevano organizzato, che ripeto non era per niente necessario, potevano semplicemente entrare in casa dopo la testimonianza degli insegnanti. Gli insegnanti erano molto preoccupati ed era il momento di intervenire. In casa però trovarono una situazione normale, quasi decente. I figli erano vestiti bene, anche la moglie, Santiago, anche César era vestito bene. E perfino Nix Mary era costretta poi anche a sorridere davanti agli assistenti, ma loro non volevano subito interrogare lei. Oltre a lei volevano prima interrogare i fratelli, tra cui c'era anche Salena. Gli altri fratelli avevano semplicemente detto che la vita era normale, tranquilla e fine, niente di eccezionale. Invece Salena, la sorella, non aveva detto ciò, aveva detto tutt'altro. Per esempio, la questione della botta in testa che gli assistenti sociali avevano saputo dagli insegnanti, Salena aveva detto la verità, che César l'aveva colpita in testa con un pezzo di legno. Pezzo di legno che probabilmente era in casa da qualche parte. Ma gli assistenti non volevano cercare niente in casa. Non avevano quasi voglia di fare questo lavoro. Comunque Salena ha continuato a dire decine di volte in realtà, perché gli assistenti continuavano a dire tua sorella viene colpita, le fanno del male. Lei diceva sì, mia sorella viene colpita da Cesare e anche dalla mamma a volte. La botta in testa le è stata data da Cesare con un pezzo di legno. Eppure questi assistenti sembra non abbiano ascoltato granché. Dopodiché Santiago, ricordiamoci che Santiago aveva dei problemi, doveva essere curata. Dopodiché lei aveva cominciato a dire agli assistenti se volevano fare un giro della casa, ma loro non erano interessati dopo aver finito di intervistare tutti. Ma Santiago aveva insistito per portarli almeno nella loro stanza da letto, nella stanza da letto con cui stava insieme a César, quella matrimoniale, e lì aveva mostrato loro un barattolo di vetro con dentro un feto. Sì, Santiago aveva tenuto un feto che probabilmente era suo, anzi era sicuro al 99%. Infatti si scoprirà più avanti che César un giorno aveva fatto del male anche a lei facendole avere un aborto spontaneo. Comunque gli assistenti non credevano tantissimo a Salena. Avevano creduto più a Santiago. Lei aveva detto che era caduta. Niente di più, niente di meno. Una ferita talmente grave semplicemente da una caduta. Dopodiché César aveva detto loro che erano andati da un medico in effetti a farla curare, cosa che avevano fatto. Perciò anche gli assistenti sono andati da questo medico per saperne di più. E anche il medico aveva detto che qualcosa non andava. Pazzesco quanti segnali erano stati dati.
prima i vicini, poi gli insegnanti, poi anche questo medico, poi addirittura una sorellina di Nix Mary. Comunque il medico aveva detto che quella botta non poteva essere stata procurata da una semplice caduta. All'inizio era fin troppo profonda. E un bambino che subisce una roba del genere, una cosa così, non poteva semplicemente... doveva essere caduto da un'altezza veramente incredibile. Il medico quindi aveva richiesto alla famiglia se veramente fosse stata una normale caduta. E loro avevano confermato più volte. Ma sempre il medico aveva detto agli assistenti che qualcosa comunque non quadrava. Gli assistenti infine avevano un quadro. Cosa potevano fare in quel momento? Beh, di tutto e di più. Al contrario dei vicini che potevano solo segnalare, non intromettersi direttamente nella loro vita. Al contrario degli insegnanti anche, che potevano fare delle testimonianze e segnalare senza intromettersi direttamente, loro potevano portare via Nix Mary subito. Potevano andare lì e dire: forza, lei viene con noi. Fine. Non ci sarebbe più stato niente, sarebbe finita la storia. Invece no, lei ha continuato a soffrire. Per tutto il mese ha continuato solo a soffrire. Pensate che una delle cose a cui gli assistenti avevano creduto era il sorriso di Nix Mary. Avevano detto che lei era una bambina sorridente e non sembrava quindi stare in una famiglia così cattiva, così brutta. Se un bambino sorride è tutto a posto, no? Beh, no, assolutamente no. Anche questo gliel'avevano detto pure gli insegnanti. Noi vediamo che Nix Mary, è vero, sorride, molto spesso cerca di interagire, vuole imparare più cose possibili. Noi vediamo che poi molto spesso porta i compiti fatti, o almeno quelle poche volte che è venuta a scuola aveva i compiti fatti. Però allo stesso tempo notiamo il suo fisico, sappiamo che c'è qualcosa che non va. Gliel'avevano quindi detto, spiegato gli insegnanti. Eppure gli assistenti, sapete cosa hanno fatto fino al 10 giugno? Hanno lasciato il caso in sospeso, non sapevano come muoversi, ma in realtà era semplicemente perché non avevano una gran voglia di lavorare. Dopodiché, infine, lei è andata a scuola di nuovo per un paio di giorni, 2 o 3 giorni, per non andarci più. Arriviamo così al 9 gennaio 2006. Quella sera César era andato a comprare del cibo, a fare la spesa. Prima ancora, qualche giorno prima ancora, César e Santiago erano usciti con i figli. Delle telecamere avevano registrato tutto quanto nei vari negozi. Erano usciti e avevano comprato dei giocattoli per loro, delle macchinine, delle bambole. Ma non c'era Nix Mary, lei era stata rinchiusa nella stanza sporca e non era più uscita. Da quel giorno non era ancora uscita, forse era una punizione perché erano arrivati gli assistenti sociali. Nix Mary era stata punita in questo modo anche prima. Molto prima di dicembre lei aveva chiamato la CS personalmente, ma la CS non l'aveva preso sul serio. Anche lì avevano archiviato il caso. E si era beccata una terribile punizione da parte di César. Una punizione in cui era stata rinchiusa per giorni nella stanza sporca senza cibo. Da lì ogni giorno il massimo di cibo che poteva avere erano degli avanzi. Comunque sia, dopo la retata di quei 2 assistenti sociali, aveva subito di nuovo la stessa punizione. E per giorni non aveva toccato nemmeno l'acqua, addirittura. Sappiamo che un essere umano senza acqua non può vivere. Per questo motivo lei si era arrangiata. Alcuni dicono che avesse bevuto la sua stessa pipì dalla lettiera sporca di feci. In quella stanza c'erano anche topi e altri insetti vari, cose che potevano creare delle brutte malattie. Arriviamo così, quindi, come stavo dicendo prima, al 9 gennaio 2006. Finalmente avevano fatto uscire Nix Mary dalla stanza, ma, come vi ho raccontato all'inizio, lo yogurt che mancava l'ha fatta rimettere lì dentro. César e Santiago erano arrabbiati, anzi, Santiago era quasi sorridente a quanto pare dopo aver detto che mancava lo yogurt. Forse voleva far punire senza alcun motivo Nix Mary, e ci era riuscita. Quindi César l'aveva rinchiusa nella stanza ed era andato nella stanza matrimoniale a utilizzare il computer. Ma sfortunatamente, a quanto pare, non andava la stampante. Si era arrabbiato di nuovo. Per lui quella serata era terribile, niente stava andando per il verso giusto. E quindi aveva chiesto ai figli e anche a Santiago chi fosse stato. Se qualcuno avesse rotto la stampante, probabilmente però quella stampante, visto che era tanto vecchia, si era rotta da sola alla fine. Ripeto, una madre che dà la colpa alla sua stessa figlia. E quindi non ci ha più visto. È andato a tirarla fuori dalla stanza sporca. Le ha tolto i vestiti. Dopodiché ha acceso l'acqua fredda in bagno e ha cominciato ad annegarla. Le ha continuato a dire: non devi farlo, non devi fare queste cose, hai capito? Devi smetterla, mi stai facendo arrabbiare, sei la bambina peggiore del mondo. Intanto lei continuava a chiamare: mamma, mamma, ti prego, aiutami, mamma. Era infreddolita, stanca, devastata, ma non era finita. Dopodiché César l'ha tirata via e ha cominciato a colpirla con la cintura, violentemente, davanti a tutti, sempre in bagno. Ma ancora non era per niente contento, perché per lui quello era poco. Per lui Nix Mary era una bambina che andava educata in questo modo e basta, non c'erano altri modi. Quindi cosa ha fatto? Ha preso la testa e gliel'ha sbattuta contro la vasca da bagno. E finalmente sembrava soddisfatto.
ma non voleva tenerla nel bagno perché il bagno serviva alla famiglia. Se dovevano fare le cose, dovevano fare le docce, i bisogni, eccetera. E quindi l'ha presa per il collo e l'ha buttata in mezzo al salotto, così come niente fosse. Non mi ricordo bene se era il salotto o un'altra stanza, comunque c'è una mappa che illustra chiaramente in che modo era, in quale stanza era stata messa. In quella stanza le ultime cose che ha detto sono state: mamma, ti prego, non lasciarmi. Ma Santiago l'ha lasciata da sola. Lei è rimasta per 7 ore, senza vestiti, infreddolita, con un trauma cranico. La botta in testa, vi ricordate, con il pezzo di legno che vi stavo dicendo, avvenuta settimane prima ancora? Quella ferita si era riaperta. C'era ancora quel trauma da superare, ma si era aggiunto un altro trauma, la botta derivante dalla vasca da bagno. Mamma, non lasciarmi. Lei l'ha lasciata per 7 ore e 7 ore dopo, verso le 4 di mattina, è stata ritrovata senza vita. Fino all'ultimo momento ha chiamato sua mamma. Vi ricordate il discorso che aveva fatto con il bambino del vicino? Lei voleva veramente bene a sua mamma, quel discorso non lo faceva così per dire, lei voleva bene alla sua famiglia, tranne a César voleva bene a tutti. E non aveva ancora capito che Santiago la stava sabotando, le stava facendo del male mentalmente e fisicamente, stava facendo una cosa peggiore. Era una madre, Santiago, e stava ignorando sua figlia. Proprio Santiago l'aveva ritrovata, senza vita, senza respiro. Era andata nel panico, Cesare era andato a lavoro ormai, quindi lui non l'aveva neanche calcolata di striscio. Dopo aver fatto tutto quello, Cesare non era neanche andato a controllare se stesse bene o meno. No, no, lui si era addormentato per poi svegliarsi e andare a lavoro. Santiago quindi aveva chiamato la polizia, perché non sapeva cosa fare, ma aveva già un'idea. Voleva dare la colpa alla vasca da bagno. Aveva detto alla polizia che lei era annegata. Era annegata mentre stava facendo il bagno e dopo averla trovata l'aveva portata in salotto e l'aveva messa lì. In salotto, in quale altra stanza non ricordo bene. Ma ovviamente una cosa del genere non ha retto praticamente per nemmeno una settimana. Subito i poliziotti avevano capito che i colpevoli erano loro, i genitori, o comunque uno dei due. Ed era cominciato così l'arresto di Santiago e César. César aveva confessato molto in fretta perché le prove in casa erano tantissime. Praticamente il sangue di Nix Mary era dappertutto. In ogni stanza della casa c'era il suo sangue. Questo perché, come vi avevo detto prima, César la picchiava ovunque, dopo un po' aveva cominciato a fare questa cosa qua. Per questo motivo il sangue poi era stato ritrovato anche nella cintura di César e perfino nelle sue unghie. Lui non si era neanche lavato per bene le mani dopo averle fatto del male quella sera e dopo essere andato a lavoro. Non gliene importava nulla, per lui era talmente normale avere le mani sporche di sangue che non ci aveva neanche fatto caso. In casa hanno ritrovato decine di prove. Il corpo della bambina in quel momento pesava 16 kg. All'età di 7 anni lei pesava 16 kg. Aveva i polsi viola, anche le caviglie. Aveva lividi dappertutto, 2 occhi viola. La sua cassa toracica era schiacciata, aveva delle ossa rotte. Dopo l'arresto, César aveva cominciato a dire che il problema erano stati i suoi genitori, perché lui era stato educato in questo modo. Anzi, non solo i suoi genitori, il problema era anche Nix Mary. Lui era stato educato in questo modo, i suoi genitori lo picchiavano ogni volta che succedeva qualcosa e per questo motivo doveva fare lo stesso anche con Nix Mary. Nix Mary era un grosso problema in famiglia, era cattiva, era troppo attiva, si comportava male, faceva del male ai suoi fratelli e anche alla sua stessa madre. Questo aveva detto César e perciò la puniva in ogni modo possibile per riuscire a portarla sulla retta via. Diceva di averlo fatto per lei, per il suo bene, mentre in realtà sia i vicini che gli insegnanti dicevano che era una bambina dolcissima, sorridente, gentile, che rispettava le persone, non urlava mai, anzi aveva quasi paura di urlare, forse perché urlava già tanto in casa. I vicini più volte avevano detto di aver sentito César e lei urlare, César arrabbiato nominava Nix Mary con una furia incredibile e lei che invece spaventata gli diceva di andare via, di smetterla. Comunque quest'ultimo ha continuato a sostenere la sua tesi fino in fondo e anzi ha detto che non era morta per colpa sua, perché l'ultimo colpo a quanto pare forse gliel'avrebbe dato Santiago. Durante il processo hanno continuato ad accusarsi a vicenda
e a marzo del 2006 è stato velocemente imprigionato. César è accusato di vari capi d'accusa, tra cui omicidio colposo di primo grado. L'uomo fino alla fine ha detto che non ha fatto niente di eccezionale, che non era colpa sua. Ha ricevuto una sentenza di 29 anni, però 29 anni sono pochi. Avrebbero dovuto dargli l'ergastolo, ma in quel periodo pensate che non c'era l'ergastolo per i genitori che uccidevano i propri figli. Aveva così continuato a sostenere la sua idea. Lui pensava che per educare ci volessero soltanto queste cose qua, la violenza. Non sono tanti i 29 anni, in realtà avrebbe dovuto farne molti di più, ma si è salvato grazie ad un medico che ha testimoniato in corte. Prima ancora di andare dal medico per il trauma cranico, Nix Mary era andata da un altro dottore, sempre accompagnata da César. Questo dottore doveva visitarla per dei lividi presenti sul corpo. César aveva detto che si era fatta male, era caduta dalle scale, cose del genere, insomma, la solita cosa che era colpa di Nix Mary. E questo medico ci aveva creduto, anzi, aveva segnato sulla cartella che non c'erano stati segni di abusi. E aveva ripetuto la stessa cosa anche alla corte, che non c'erano stati segni di abusi sessuali o cose del genere. Grazie a ciò, César non ha ricevuto quella decina di anni in più che avrebbe dovuto ricevere. Il suo processo è stato fatto molto in fretta a marzo 2006. Hanno impiegato molto di più invece per il processo di Santiago. Santiago era una persona molto contorta. Anche lei ha continuato ad accusare César dicendo che lei era impotente davanti a tutto e che César le aveva dato il colpo di grazia. Il colpo di grazia a Nix Mary. La cosa che più ha sorpreso il mondo è che avesse continuato a dire che era impotente, che non poteva fare niente, che lei poteva solo guardare mentre César compieva quegli atti sui suoi figli, e in special modo su Nix Mary, che anzi anche lei più di una volta aveva subito. Vi ricordate la questione del feto, no? Proprio in corte aveva detto che era stata buttata a terra e aveva avuto un aborto spontaneo, e aveva tenuto quel feto come ricordo. Aveva pianto comunque, aveva continuato a dire sempre le stesse cose, che César era un mostro. Ma allo stesso tempo aveva anche continuato a dire che anche sua figlia era un mostro, era un diablo, un diavolo. Era stato molto più difficile fare il suo processo perché continuava a mentire e mostrare segni di rimorso che non esistevano per niente, mentre i testimoni dicevano tutt'altro di lei. Per esempio, c'era un certo Rivera. Questo vicino si era allarmato quando aveva sentito Santiago urlare. Santiago, per fare scena, per far vedere che era veramente preoccupata, era uscita dall'appartamento urlando: "Oddio, aiutatemi, mia figlia!". Rivera aveva sentito ed era entrata anche lei per controllare ed era rimasta scioccata dalla situazione. Così aveva fatto la chiamata insieme a Santiago. Lei era completamente nel panico, anche Santiago, ma Rivera aveva capito subito che quel tipo di panico non era vero, era come se stesse facendo una recita di serie Z. E Rivera si stava chiedendo come mai, ma perché si comporta in questo modo? Ad un certo punto, addirittura all'arrivo, prima che la polizia arrivasse, si era quasi tranquillizzata e stava aspettando come se fosse una cosa da niente, come se fosse in una sala d'attesa, nulla di eccezionale. E Rivera aveva testimoniato dicendo queste cose qua, che poi anche durante la vita di tutti i giorni non la vedeva quasi mai vicino a Nix Mary, eppure era la madre, la vedeva spesso vicina invece agli altri, e tante volte tutti uscivano di casa e Nix Mary rimaneva lì. E Rivera l'unica cosa che poteva fare era osservare queste scene e nient'altro. In aula si era messa a piangere dicendo di quanto veramente fosse stata insensibile Santiago. Dopodiché sono venute fuori anche altre testimonianze. Nel periodo che aveva fatto in prigione prima del processo finale, Santiago aveva parlato anche con delle persone in prigione. Una di queste persone era rimasta scioccata addirittura, cioè pensate, persone in prigione, prigionieri che sono detenuti, che sono rimasti scioccati da una storia del genere. Una di queste detenute, non durante un processo pubblico, ma un processo privato, aveva detto che lei non si pentiva minimamente di quello che era successo e dava completamente la colpa alla figlia se erano successe quelle cose, se la sua vita si stava rovinando, e che allo stesso tempo César era un brav'uomo. L'avvocato che stava difendendo Santiago era arrivato addirittura a dire che Santiago non sapeva degli abusi perché veniva messo lo scotch in bocca a Nix Mary. Infatti lo scotch non veniva usato soltanto per legarle le gambe o le mani. César usava quello scotch perché dopo un po' si era stufato di sentire le urla della bambina. E per questo motivo Santiago non sapeva e non sentiva nulla, quindi era giustificata. Ma per fortuna la giuria ha deciso in un altro modo. Le hanno dato circa 43 anni, soltanto che 43 anni a quanto pare stanno per arrivare a 36 con la buona condotta e con l'appello. Alla fine il giudice ha detto che lei ha la colpa più
più grande, quella di non aver fatto niente, di non aver aiutato sua figlia e di non aver fatto la madre. I genitori di Santiago e anche i parenti di César non sapevano nulla di tutto questo e hanno testimoniato contro di loro in corte. Specialmente i parenti di Santiago hanno testimoniato dicendo di essere rimasti veramente rattristati dalla situazione, in special modo per via di quello che è successo con la CS. I parenti dopo un po' avevano perso le notizie di Santiago, perché a quanto pare César l'aveva portata completamente nel suo mondo, dicendole anche di lasciar perdere i suoi genitori. La colpa più grande per tanti, comunque, è della CS. La CS dovrebbe tutelare e aiutare i bambini, queste associazioni dovrebbero intervenire immediatamente. In quel caso le prove erano tantissime, non c'erano più le scuse per rimandare le cose, eppure la CS l'aveva fatto. Così una decina di dipendenti erano stati richiamati. Ma essere richiamati in quel caso non voleva dire licenziamento. Erano stati riassegnati ad altri lavori. Avevano cambiato scrivania, niente di più, niente di meno. Perché per la CS, a quanto pare, non era una colpa così grande. Loro avevano troppo lavoro in quel periodo e quindi non riuscivano a gestire tutto. Cosa assolutamente non vera anche questa, perché poi si scoprirà che in realtà archiviavano i casi quasi come pareva loro. Se una situazione era magari troppo difficile, la archiviavano e basta. Per questo motivo poi i piani alti della CS dopo quello scandalo erano cambiati, c'era un nuovo capo che voleva cambiare tutta la situazione. Ma tra di loro, quelli che le persone per esempio che erano andate a casa di Santiago e César non avevano pagato e ancora oggi non stanno pagando niente, hanno ancora il loro lavoro e vanno avanti tranquillamente con la loro vita. In tutta questa storia poi c'era anche Edward Brown, lui non era il padre biologico ma si era affezionato tantissimo a Nix Mary. Quando è uscito di prigione ha ricevuto un risarcimento di circa $750,000 perché aveva il suo cognome, in realtà sulla carta era diventata sua figlia e quindi aveva ricevuto un risarcimento. Anche lui aveva criticato la CS per quello che era successo e per il modo in cui avevano ignorato Nix Mary. Questa storia poteva essere evitata, i segnali c'erano, tutto quanto c'era, Nix Mary stessa aveva chiamato la CS, ma non avevano voglia di far nulla a quanto pare. E una bambina infine ci ha rimesso completamente la vita. Una bambina che nei suoi ultimi istanti ha continuato a chiamare sua mamma. Aiutami mamma, non lasciarmi sola. Lei credeva in sua mamma, ci ha creduto fino alla fine. E questa non è l'unica storia, ce ne sono state tante altre, tante storie crime di bambini che sfortunatamente non hanno ricevuto gli aiuti in tempo. Comunque a causa di ciò che è successo in special modo a Nix Mary è nata una legge che aiuta ancora tutt'oggi i bambini in difficoltà. Una legge che poi mette in prigione dall'ergastolo ai genitori che uccidono i propri figli. L'ergastolo infatti prima non c'era per questi genitori. Anche in questa occasione avrebbero potuto dare l'ergastolo a entrambi. C'erano prove dappertutto, c'erano anche delle registrazioni video addirittura. Registrazioni che facevano in famiglia, quindi non mancava veramente nulla. Eppure durante il processo alcuni sono riusciti a difendere queste persone. Sono trapelate davvero tantissime immagini, ma ovviamente non penso le metterò perché sono veramente molto molto forti. Noi ci sentiamo alla prossima, gente.